appiattita dal punto di vista cronologico. Le testimonianze di Erodoto e quelle di Polibio fanno riferimento a sistemi completamente diversi della portualità tarentina, diciamo. E poi c'è un altro aspetto, quello dei Polibio, che parla dei porti tarentini, quindi che ha indotto a parlare di questo sistema di quelle starete degli scali ionici, facendo riferimento a Torre San Giovanni, a Torre San Gregorio. Ora, questi scali ionici, sì, sono, diciamo, interessano anche tanto, ma il problema è di capire in che modo, perché abbiamo anche detto in altre occasioni che questi scali sono in riferimento al sistema degli abitanti, gli abini, gli messapici. Allora, però, bisogna entrare nello specifico. Io faccio riferimento ad una scoperta che Laura Masiello deve pubblicare presto, proprio per riuscire a capire la natura di questi impianti portuali. Una cosa è Torre d'Oro, dell'Oro, Torre Oro, Madonna d'Alto Mare, un'altra cosa sono gli scali relativi al sistema messapico, no? E c'è questo scavo recente di una necropoli a Torre San Giovanni, che sarebbe lo scalo di Ugento, con dei corredi che non sembrano per niente corredi messapici, sembrano corredi di altro tipo, cioè sono formati da oggetti di altro tipo. E per questo invito Laura a pubblicarlo presto, perché a Torre San Giovanni ci sono anche i famosi ostraca con iscrizioni che Mario Greche, greche, appunto. Quindi la presenza di nuclei di greci tarentini in questi scali, però scali controllati sempre da un sistema. Siamo andati a un sistema che è quello indigeno. Siamo andati a sconfinare nel periodo ellenistico, no?